Finito il viaggio di stamattina con il Volvo, adesso andiamo in giro con il Mamang. Andiamo giù a Montebelluna da una fioreria. Allora, siamo quasi arrivati dalle clienti, adesso devo fare un pezzo di divieto, se non ricordo male, dove ha girato il furgone qui davanti. La strada è piccolina, è l'unica via che posso fare per arrivare da loro. Aia, ed ho già beccato una macchina, vaffanbrodo. Allora, la via è piccolina ma ci si passa, bisogna stare attenti giustamente alle macchine che si incrociano. Giustamente non si aspettano un camion, quindi prendono paura quando ti vedono. Vediamo se riusciamo a farcela senza avere altri intoppi, altri fermi. Finita la strada qui c'è uno stop, giriamo a destra e 50 metri più in su a destra c'è l'entrata della fioreria. Il mio lavoro parte dall'usare il bilico con tre semirimorchi, abbiamo una vasca, abbiamo un working floor con scarico automatico posteriore e abbiamo una centina con doppia cassa ribaltabile, quindi sia per trasporto di sfusi che per bancalati. In più abbiamo questa motrice che fa i posti quelli proprio più stretti e dietro abbiamo la dotazione del muletto. Qui c'è una macchina che arriva, sono le serre che ci sono lì a destra, lì. Noi qui andiamo a destra, vediamo se va via quella macchina lì, sì, per fortuna, dai, dai, niente, gira di là, le frecce le danno solo agli indiani e quindi finalmente possiamo uscire, sì. Signora adesso sta ferma là. E ci fermiamo qui a sinistra perché noi dobbiamo entrare lì a destra e il parcheggio è occupato. Facciamo manovra sperando che non arrivi nessuno perché qua la strada è trafficata. Mi tengo solo per la manovra la cintura slacciata perché ho bisogno di essere libero. Allora, in giù non arriva nessuno, in su sì però. Vediamo. Ehi, la Monega, vediamo se qualche brava persona mi lascia far manovra. Allora, nessuno che aspetta due minuti, niente, bravi, complimenti. Vediamo se quello dietro ha capito che devo entrare lì. No, guarda, guarda che storia, guarda, con le quattro frecce e ancora non capiscono. Allora, entriamo qua a sinistra, dal lato mio. Devo stare attento a salire perché se non sbaglio hanno una cisterna sulla sinistra interrata e quindi non devo andarci sopra. Oh, là. Apriamo le sponde. E con il mio compagno di avventura iniziamo a fare quello che so fare meglio, guidare. Il grandissimo e bellissimo muletto giallo va ovunque, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. A parte gli scherzi, questo muletto è una cosa particolare, si riesce a scaricare praticamente ovunque e non è una cosa che dico tanto per dire. L'unica pecca che ha è che ha una carreggiata di ruote molto larga, quindi bisogna stare molto attenti perché è largo più o meno come il camion. Però ha una funzionalità bellissima che è quella di avere le forche che si allungano come nell'immagine che vedete qui. Allungo le forche, riesco a prendere il bancale dall'altra parte, tirarmelo, sistemare tutto quello che devo sistemare con il risultato finale di dare un ottimo servizio e perdere poco tempo. Carico fatto e adesso rientriamo in azienda. Siamo nella fioreria a Montebelluna. La trovate sotto Montebelluna. Vediamo se riusciamo a uscire senza far danni. Il carrello del terzo asse non si sblocca, quindi difficile uscire così. Proviamo a riprenderci, vediamo se si sblocca, non si sblocca, vediamo. Vediamo, 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 non mi lascia. Quindi ci riprendiamo.
rifacciamo la stessa strada, giriamo a sinistra e andiamo in magazzino nuovamente per ricaricare un altro viaggio. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se vi piace il canale seguitemi e attivate la campanella per tutte le notifiche e per i prossimi video. Ciao, al prossimo video. Grazie, grazie, grazie mille.